edizione 2011 il Memorial Giampaolo Bardelli è giunto al 27esimo anno di vita. Voluto e organizzato da Renzo Bardelli, la manifestazione premia ogni anno chi abbia compiuto atti tangibili e significativi contro l'uso del doping nello sport e chi si sia adoperato per la diffusione di uno sport più etico. Anche quest'anno, nella cornice di Villa Cappugi, a Pistoia tanti i personaggi invitati che hanno portato le loro testimonianze dirette di vita vissuta nel mondo dello sport. Con loro anche alcuni ospiti, come il senatore Vannino Chiti, vicepresidente del Senato, il vescovo di Pistoia, Monsignor Mansueto Bianchi, oltre alle autorità civili e militari della provincia, il prefetto Mauro Lobatti e i rappresentanti delle forze dell'ordine. Quest'anno il Memorial Bardelli ha voluto ampliare i suoi orizzonti, premiando anche iniziative che si sono distinte in ambito sociale, come la Wen Bark, associazione Onlus impegnata nella promozione della solidarietà internazionale al Burkina Faso, e l'AIAS di Pistoia, l'associazione che da oltre 40 anni si occupa dell'assistenza ai disabili, oggi per le note vicende legate al commissariamento divenuta centro pistoiese di riabilitazione. Nell'ambito della solidarietà sociale, un riconoscimento è andato anche all'associazione Cavrea Onlus, una struttura innovativa per l'assistenza agli ex atleti, che ha tra i suoi promotori e fondatori il dottor Giorgio Galanti, cardiologo, l'ex calciatore e oggi politico Gianni Rivera e l'ex cestista e allenatore Massimo. Il Memorial Giampaolo Bardelli è nato e si è sviluppato nel corso di questi 27 anni come iniziativa etica e di promozione di valori positivi riassumibili in tre punti: la tutela della salute con la corretta pratica sportiva, la promozione di iniziative per lo sport etico e il valore dell'associazionismo sportivo. Ad aprire la due giorni della 27esima edizione del Memorial Bardelli, sempre nelle sale della Villa Cappugi, si è tenuto il convegno La tutela della salute attraverso lo sport, che ha sviluppato il suo dibattito partendo dalla rivoluzionaria sentenza della Commissione disciplinare dello scorso 4 marzo, che vieta l'uso dei farmaci agli atleti sani e che ha squalificato medico, sociale, dirigente e tecnici di una società dilettantistica toscana. Tra i premiati per il loro impegno alla lotta contro il doping e la salvaguardia dei valori etici nello sport, Benedetto Roberti, sostituto procuratore di Padova. Roberti era tra i premiati assieme al biochimico Dario D'Ottavio, all'ex campionessa del mondo di ciclismo Edita Pucciscaite. Riconoscimento speciale anche per Sergio Zavoli, giornalista e presidente della commissione di vigilanza sulla RAI, che era però assente. Omaggi alle glorie storiche dello sport, come la sciatrice Cellina Seghi, Alfredo Martini e l'ex ciclista Luciano Maggini. Tra gli altri premiati Marco Bonarrigo, giornalista del mensile Cycling Pro, Michele Bufalino, che con il suo libro La bici dopata ha denunciato l'uso della bici truccata in alcune gare professionistiche. Andrea Ciuti, ex ciclista che abbandonò il professionismo per non dover far uso di doping. Ruggiero Torraco, anch'egli ex ciclista che circa un anno fa confessò ai microfoni di Striscia la Notizia la sua attività prima di assuntore di doping e poi di spacciatore di farmaci dopanti ad atleti e compagni di squadra. Tra le società sportive, riconoscimenti all'Accademia Shira Karate e la Polisportiva Breda Calcio. Inoltre, premio Una famiglia per lo sport alla famiglia Giovannini di Pistoia, Rinaldo e Silvana con figli e nipoti, tre generazioni di sportivi a livello agonistico, societario e dirigenziale.